come arrivare ad eseguire la tua prima trazione ben fatta alla sbarra. Questo in realtà è un argomento che non passa mai di moda, nonostante sono anni, insomma, che si vedono e che facciamo tutorial in merito a questo argomento. Allora, se le tue trazioni, approcciando le trazioni alla sbarra, non ti viene grosso modo con questa forma, ma bensì dopo un certo periodo le tue trazioni hanno ancora questa forma, allora bisogna fare un attimino un passo indietro e andare per logica, per gradi e per step. Lo vediamo insieme in questo video. Prima però ricordati di iscriverti sul mio canale YouTube e di cercarmi e seguirmi anche sugli altri miei canali TikTok, Instagram, Telegram. Ti lascio i link qua sotto in descrizione. Dunque, come dicevamo, se iniziando ad approcciare le trazioni alla sbarra hai subito questa forma, o che non riesci addirittura né a tirare, praticamente non riesci neanche a piegare le braccia, oppure cominci ad avere questa forma un po' approssimativa e dopo tempo continui ad avere questa forma, beh, allora c'è qualcosa che non va. Semplicemente non è questo il livello da cui devi partire, perché non ti porta da nessuna parte. E allora un primo approccio chiaramente è iniziare a fare le trazioni con i piedi a terra, ma questo è anche una regola di buon senso. In parallelo però puoi subito iniziare l'approccio da appeso alla sbarra, quindi il primo step è appendersi alla sbarra con la presa supina. Generalmente la presa supina è più facile di quella prona. Ti appendi alla sbarra e rimani lì in isometria. Ecco, questo è un primo step per iniziare a tirare sul livello. In seconda battuta puoi iniziare poi a mettere la fase eccentrica, quindi salti senza sforzo, ti trattieni un istante e fai la fase negativa per ripetizioni. Il terzo step consiste nell'andare poi a fare l'isometria con la presa prona, e quindi ricordati che la prona è più difficile della supina. In parallelo a questo step puoi iniziare a vedere se sei già abile nell'eseguire in maniera completa e controllata le trazioni con la presa supina. Se ancora anche le trazioni supine non ti vengono con la giusta forma, ti puoi assistere con un elastico. Ti ricordo che le trazioni supine complete con elastico o a corpo libero le puoi mettere in parallelo alla presa prona isometrica alla sbarra. A questo punto, superato questo step, puoi andare a verificare appunto se sei in grado di fare la tua prima trazione prona. Se sei in grado di fare 1 o 2 ripetizioni con una giusta forma, allora è arrivato il momento di inserire questa variante nelle tue programmazioni, magari utilizzando un elastico che ti metta nelle condizioni appunto di fare un pochino più di volume. Bene, per questo video è tutto, spero di esserti stato utile. Se ti è piaciuto metti un like o commenta se c'è qualcosa che mi vuoi chiedere, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!